Bentornati al nuovo appuntamento con Crocchette, la pillola meravigliosa che c'è sui canali YouTube di Radio Becchetto Evangelica, che si distanzia un pochino dall'appuntamento quotidiano che abbiamo con Book Crossing, sempre su Radio Becquit. Book Crossing è il programma dove tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, parliamo di libri, di belle notizie, cerchiamo di appoggiarli sui nostri tavoli immaginari e parlare di quello che ci accade, di quello che troviamo dentro la letteratura, che ci aiuta un po' a capire il mondo che abbiamo attorno. E questa settimana, come le quelle precedenti, diciamo che è stata una settimana un po' così. Ci siamo un po' resi conto della solitudine. È venuto a trovarci un pochino più a fondo ed ha, non lo so, scalfito qualcosa in più dentro di noi. E quindi ho deciso, insieme a voi, ovviamente, di parlare di questa solitudine, di guardarla in faccia e in qualche modo di farla anche nostra amica. E proprio per questo, come succede in questa pillola che si chiama Crocchette, ho scelto il libro più bello di questa settimana, di questo argomento difficile che ci coinvolge tutti. E la scelta è ricaduta su un classico della letteratura e anche un po' della saggistica. Si chiama Walden, ovvero Vita nel bosco, e l'autore è Henry David Thoreau. Io ce l'ho in questa versione economica della Feltrinelli, un libro che la sua prima edizione l'ha vista intorno al 1800, in Italia è arrivata 100 anni dopo circa, ed è un libro che parla di un progetto umanitario meraviglioso e solitario. Questa è la cosa principale. Cosa ha fatto l'autore di questo libro? Per 2 anni, 2 mesi, 2 giorni, è andato a vivere in un bosco vicino a un lago, il lago di Walden, appunto, che dà il nome a questo titolo, e ha voluto cercare un modo per vivere meglio, per vivere a stretto contatto con la natura, ma soprattutto per ritrovarsi. E in questo testo stila un diario, racconta la sua esperienza, le difficoltà, la bellezza e soprattutto la meraviglia della natura, cosa ha significato trovarsi a stretto contatto e cosa per lui ha significato estraniarsi da tutto, dalla comunità, dalla civiltà, dalla modernità. Walden, ovvero Vita nel bosco, è un testo che è diventato un classico perché è riuscito a far rendere conto già all'inizio degli 800 agli umani, ai nostri simili, quanto fosse utile forse ritrovare un attaccamento alla natura, un attaccamento alla vita diverso da quello a cui erano abituati allora e forse a quello a cui siamo stati abituati noi fino a inizio 2020. E forse è un bel modo anche per fare un po' pace con la solitudine, ne abbiamo bisogno, e farlo attraverso la natura, che probabilmente in questo momento ci manca tantissimo, secondo me è una bellissima iniziativa. Quindi buona lettura, Walden, Vita nei boschi, Feltrinelli, l'autore è Thoreau.